Radio Genius diventa grande. Parrucchiere, lo stabilimento, ristorante, a fase 2. State sempre qui a sentir Lucio Pappalardo e Luigi Annibaldi, però, eh? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Quando ero militare, ero celebre per non aver mai preso un rapporto, cioè una punizione. Neanche alle scuole per sottufficiali, dove le punizioni erano un'abitudine. Questo perché già nell'84, cioè a 5 anni, avevo capito cos'era il male e come evitarlo. Egon Spengler, degli Acchiappafantasmi, all'inizio del film Ghostbusters, era stato molto chiaro: mai incrociare i flussi. Perché? Perché è male. Egon, faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male? Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Egon. E questa è una regola d'oro se vuoi sopravvivere alla vita di caserma o nelle situazioni sociali dove il contesto umano è variegato e schizzoide. Ma prima o poi arriva Gozer il gozeriano. E se hai imparato bene la lezione del film Ghostbusters, ne esci vivo. Gozer si è manifestato nel comandante della caserma, conosciuto per avere il pugno di ferro. Sulla scrivania
ha il busto di Mussolini e appeso alla parete il gagliardetto del fascio. Quando mi presento, appena assegnato nella sua caserma, faccio il saluto militare come mi hanno insegnato alle scuole sottufficiale. Aggiungo nome, matricola e categoria. E lui, guardandomi, si succhia il dente prima di dire: «Sei un frocetto? Ecco Gozer il Gozeriano». Non incrocio i flussi, guardo da un'altra parte, verso il gagliardetto del fascio, e noto un altro gagliardetto nascosto sotto, un angolo a colori familiari. «Di che squadra sei?» Gozer il Gozeriano lo chiede come nel film chiede a uno degli acchiappafantasmi: «Sei tu un dio?» E quello: «No!» E Gozer: «Allora muori!» Sul cornicione di un palazzo di 30 piani, i Ghostbusters vengono colpiti dall'ira funesta dell'antico dio Sumero. «Afrocè, ce senti? Di che squadra sei?» Non rimane che incrociare i flussi, dico a me stesso. «Scusa, Egon, non dicesti che incrociare i flussi era male?» dice Peter, il capo degli acchiappafantasmi. «C'è una lievissima probabilità di sopravvivere». Guardo Gozer dritto negli occhi. «Sono della magica». Gozer si alza. La poltrona dove è seduto sbatte contro la parete. Il gagliardetto del fascio dondola sul chiodo. Gozer viene davanti a me, gonfia il petto, mi mette le mani pesanti sulle spalle, molto, molto vicine al collo. Cedo leggermente sulle ginocchia. «Allora vai, frocetto, e non fa cazzate, se no t'enculo». Bentornati a Cattività, tutti i giorni alle 18.30 su Radio Genius, al microfono c'è Luigi Anibaldi e corre voce, Lucia Pappalardo, già da un po' che questa sia l'ultima puntata, è possibile? Un abbraccio brusco e breve è una briglia obrobriosa, cribbio, credo che la crema ocra cruda si crepa, la madre di Avogadro andrà dal padre di Pedro dritta sul dromedario a prendere il sidro di cedro, la frusta della frivola frine fruscia e freme fra le fronde delle fresche frasche, la tigre grande, grassa e grossa grugnisce e grida allegra e grave, il prode prande prova a pregare presto, mi sono impappinata. Mario, tu che cosa fai per non impappinarti? Cerco soprattutto di non incrociare i flussi, questa è la prima cosa che faccio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, no, forse non è vero che è l'ultima puntata, Luigi, stai tranquillo, possiamo stare in cattività ancora altri 40 giorni. Ah, bene. Con noi in diretta oggi c'è Mario Cordova. Però mi devi dire appunto quali sono gli esercizi che fai per non incrociare i flussi. Guarda, ti dico una cosa, il problema non è tanto di fare degli esercizi, anche se una mano la danno, il problema è tutto nella testa, cioè noi nella nostra vita normalmente quando parliamo è molto difficile che prendiamo quelle che noi, che i doppiatori, gli attori chiamano le fotte, cioè ci incespichiamo. Perché? Fotte? Le fotte, sì, ho preso una fotta, scusate, ecco, è un classico. Non succede quasi mai, è molto difficile, perché? Perché noi pensiamo, quasi sempre, non tutti, e poi diciamo quello che pensiamo, e quindi diciamo che il rapporto fra testa e bocca è molto vicino. Quando invece leggiamo oppure recitiamo, questa cosa è fuori di noi e quindi deve entrare dentro di noi e poi riuscire con un piccolo bagnetto fra la testa e il cuore e riesce. Questo passaggio è più lungo e quindi è molto più facile prendere delle fotte, per questo noi ci incespichiamo. Quindi quando mi succede di avere situazioni come queste, so che il mio livello di attenzione non è proprio il massimo. E quindi al di là del fatto di ripetersi, come fanno alcuni attori che si ripetono il passaggio della lingua, no? Le fresche frasche, grande, una tigre contro tigre, per cercare di non dire, cerco di pensare ancora più intensamente a quello che faccio, a quello che devo dire, e cercando di farlo, di appropriarmene, che diventi una cosa mia. E quindi non prendo fotte quando succede così. No. Non hai quindi uno scioglilingua topico? No, guarda, non so, ultimamente ho qualche difficoltà, non so perché, con la R, ma probabilmente fegato,
anche l'età, per carità, qualcosa, qualche piccola difficoltà con la R, qualche ha avuto dei periodi con delle difficoltà con la N, se ne andarono, mi veniva se ne andarono, non riuscì a distare. Però insomma, e allora cosa dici? Vado e allora faccio ecco, cose di questo genere qua, ma ti dico, la cosa fondamentale è quella, cioè il rapporto fra quello che tu stai dicendo e il tuo pensiero. Questa è la chiave di tutto. Allora, lo avrete riconosciuto, è Richard Gere. Ora in sorella con famosa. Noi. Mario Cordova. Ciao, attore, ragazzi. Attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano, spulcio la tua voce Wikipedia. Ha dato la voce a tantissimi attori che amiamo: Richard Gere, William Defoe, Jeremy Irons, Harvey Keitel, Patrick Swayze e chi più ne ha più ne metta. Allora, Mario, hai continuato a lavorare anche durante la quarantena? Dunque, questa è una cosa abbastanza buffa, cercherò di essere il più breve possibile. Diciamo che intanto ho lavorato perché sono la voce di Rai 1 e quindi ho fatto una ventina di spot radiofonici facendoli a casa con un accrocchio, che però insomma in quel momento... fatto questa qualcosa. Molto bene, poi, tipo Mario Cordova legge Liban, così? Esattamente, leggevo questa domanda. Come lo leggi Liban, scusa? Una volta abbiamo fatto leggere. 001 000, ecco, una cosa così. ma la cosa buffa è stata che a un certo punto abbiamo scoperto che in realtà noi avremmo potuto continuare a lavorare, cioè che non siamo inseriti come codice Ateco nel stesso codice degli attori che si sono fermati, le produzioni, i teatri, queste cose così, ma siamo inseriti nel codice 59, che è un codice della post-produzione e che quindi ha a che fare quindi col giornalismo, con la RAI, con le televisioni, eccetera, e che quindi avremmo potuto tranquillamente continuare a lavorare. In realtà, infatti, noi quando abbiamo capito questo e nel frattempo abbiamo ricevuto le assicurazioni da parte delle varie sale di incisione che avevano fatto tutta una serie di cose tipo divisori, plexiglass, mascherine dappertutto, disinfettanti, cambio continuo di microfono sanificato, il leggio, perché noi in una sala di doppiaggio c'è un leggio con un copione, quindi copione non più cartaceo ma gestito dall'assistente che sta lì e quindi su uno schermo. Il leggio con una plastica che veniva cambiato ogni volta che entrava uno solo per volta, insomma, abbiamo cominciato a lavorare, quindi noi in realtà è già un mese che stiamo lavorando. I plexiglass, perché qualche volta voi registrate le parti anche insieme? Succede anche già prima del coronavirus o più difficilmente, ormai facciamo tutto in colonna separata, come si dice, cioè noi praticamente parliamo con una cosa che ti viene data in cuffia, se tu sei stato il secondo senti anche il primo come l'ha fatta e cerchi di rispondere, se no lo facciamo da soli, ma adesso è assolutamente obbligatorio, siamo uno per volta e comunque sia, mentre invece in passato capitava di questi momenti meravigliosi in cui si riusciva a recitare in due e quindi parlavi e sentivi qualcuno che ti rispondeva, ma se no già allora accadeva raramente, insomma, è così. Tu sei anche direttore del doppiaggio, come si sceglie l'abbinamento tra un doppiatore e un attore? È una bellissima domanda. ti posso dire quello che faccio io, che ovviamente, siccome lo faccio, penso che sia la cosa migliore. Cioè, al di là del... ovviamente ci sono una serie di scelte che vengono fatte. Ovviamente la prima è maschio o femmina. Se è maschio ci metti la femmina. Ci poteva arrivare anche. Vabbè, ovviamente l'età. È chiaro che se c'hai un sessantenne non metti un ragazzino. Anche se è successo di tutto, anche questo, di mettere voci perché magari il film richiede. Una volta fatta, diciamo, questa prima screpatura, genere sessuale e l'età, quello su cui scegli è il cuore del personaggio. Cioè, ognuno di noi ha, al di là della sua vocalità e dello starci bene
su una faccia, perché poi è questo quello che si vuole ottenere, e quello che personaggio è cattivo, non è cattivo, è comico, non è comico, e ognuno, ogni doppiatore ha, come dire, un suo mood, una sua verve, che è quella che viene più, che viene fuori appena apre bocca. Ci sono quelli che hanno le voci sporche, e quindi cosiddette sporche, ma sono bellissime, perché quindi magari su uno meno, più bello, ci stanno meno bene, ma soprattutto il cuore del personaggio. Cioè ci sono dei doppiatori che tu sai che riescono molto bene, se devono fare un leader piuttosto che un timido, piuttosto che uno fragile, piuttosto che uno stronzo, piuttosto che, hai capito? E quindi ci sono quindi anche le catalogazioni, ma appunto, la voce sporca, la voce sensuale, la voce da capo, la voce da... È chiaro che su un trentenne ciccione grosso, diciamo così, non metti proprio una voce come la mia, no? Io ho, per esempio, una vocalità piuttosto elegante, un modo di parlare piuttosto elegante. Ma tu stai sui figaccioni. Ma non è una cosa bella, devo dirti. Cioè, è bello quando fai Richard Gere, perché questo ti toglie tante altre cose. Perché tu hai questa voce così, e quindi gli altri hanno difficoltà a pensarti su cose diverse da queste. Ma oggi i figaccioni non sono tanti, sono pochi, quindi diminuisce le tue possibilità di lavoro. E infatti a me succede, io ho la fortuna di riuscire a cambiare un po', la mia vocalità, che è questa che sto usando adesso, la uso abbastanza raramente, facendo per esempio Richard Gere è la cosa più semplice per me, perché apro bocca e più o meno sto... Questa è la tua vocalità? Questa è la mia vocalità, sì, questa è normale, che uso più o meno. Fammi sentire quando è che la cambi, per esempio, per fare chi? Beh, per esempio, di cose famose, ho fatto un film meraviglioso che si chiamava Quattro matrimoni e un funerale, dove facevo Mr. Bean, il famoso comico così, e che facevo un prete, non so se tu l'hai visto, se non l'hai visto, sì, ti prego, no, guardalo, e quello che diceva nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ecco, per dire, ma lì era una macchietta, oppure Egon, no, come dite voi, di Ghostbusters, no, che popolavo con una voce un pochino più diversa così, oppure ho fatto, non so, neri comici in una serie molto caruccia, parlavo in questa voce qui, oppure mediamente, se una persona più normale, invece di usare le mie note più calde, più, diciamo, più eleganti, così cerco di fare una serie di artifici, per esempio la ingolo un po' di più, per cui non so se tu adesso per radio senti la differenza, in questa maniera qua io ho una voce un po' diversa da questa, che è quella che non un po' più uso. Di testa, no? Come... un po' più di naso, di testa, di gola, a seconda. Per esempio, quando hai fatto il nero, rifallo? Il nero era in questo, ma sì, davvero! Ecco, questa cosa non qua. Non ti fa male la gola, per esempio, quando parli così? Cioè, non fatichi di più? Beh, certo che fatichi di più, però è anche divertente, perché quando fai una cosa che è lontana da te, dove devi cercare e sforzarti di essere diverso da quello che ti viene facile, fai più fatica, ma quando vedi che il risultato va bene sei più felice. Infatti non è un caso che io ricordo queste due cose che ti ho citato, Ghostbusters e Quattro matrimoni in funerale, come le cose più belle che abbia mai fatto. Non so se è vero, poi ci sono state altre cose, tipo Jeremy Irons in Lolita, per esempio, Richard in Autunno a New York, che ne so, piuttosto che un'altra cosa, ma quelle che io ricordo con più gioia sono quelle dove ho faticato. Come senti, sempre, come c'è anche uno scacchiere di doppiatori collegati agli attori, che non lo so, per esempio, se tu fai Richard Gere che fa un film con Jeremy Irons, con è successo, Kessler. È successo, per esempio, ho fatto un film che si chiamava The Jackal con Richard Gere e Bruce Willis è uno che ho fatto molto all'inizio e poi non più, se vuoi ti spiego dopo anche perché, ma comunque è lì, non è che potevo fare tutte e due, ho fatto Richard Gere e Bruce Willis l'ha fatto Venturiello, che è un attore bravissimo, non solo doppiatore ma anche attore televisivo e teatrale.
e lì non lo potevo fare, non puoi fare entrambi così, insomma. E poi però come funziona? Perdi Bruce Willis e diventa no, l'altro? No, ma non è così, purtroppo non è in questo mondo, non c'è come vorrei, non solo da professionista ma anche da fruitore, perché prima di essere un doppiatore sono uno a cui piace il cinema e vede solo cinema, e adesso ultimamente, per come sono fatte bene, anche delle serie, ma e quindi uno va al cinema perché vuole andare a vedere Richard Gere piuttosto che Aiutami a Dean Hartro, Bruce Willis, e vuole andare a vedere, va al cinema perché vuole vedere lui nelle varie parti che fa, e quindi come rivede la sua faccia vuole rivedere la sua voce, che è la sua anima, che è una parte fondamentale della sua fisicità. E quindi vorrei che una volta che si è trovata una voce giusta, perfetta, dove c'è una simbiosi fra faccia, cuore e voce, che rimanesse sempre quella. E quando non succede, e succede purtroppo, uno ci rimane un po' de merda, perché dice, ma perché hanno cambiato la voce? Però lo fanno perché magari tu stai, non piaci alla Warner piuttosto che alla Fox, e quindi la Fox non ti vuole, oppure tu non vogliono pagare quelle 2 lire in più che ovviamente tu chiedi per fare, cioè non è che se faccio Fracazzo da Velletri prendo la stessa cifra che se faccio Ricerliere, ovviamente, e quindi magari chiedi un po' più soldi, loro non vogliono pagare, insomma sono trattative, cioè le motivazioni sono tante, stai sulle scatole a chi è responsabile del lavoro, e per cui purtroppo non avviene quasi mai. Ricerliere l'abbiamo fatto in 3, che è uno dei pochi, ma altri, Bruce Willis è stato fatto da 12 persone diverse, Bruce Willis è stato fatto da 12 doppiatori diversi, per dirti. Allora, ascoltiamo la tua seconda canzone. Sì. Per fare una domanda o intervenire, magari avete delle curiosità su come migliorare la vostra prestazione sessuale, voce, avete a disposizione il numero WhatsApp 351-877-9461 oppure la chat di Spreaker. Vediamo il tempo di un pezzo, scelto da Mario, e Mario ha scelto Giorgio Gaber, C'è solo una strada. Maria, ti amo. Maria, ho bisogno di te. Poi la stringo e la bacio, infagottato d'amore e di vestiti. E anche lei si muove, felice della sua apparenza e del nostro amore. E la cosa continua bellissima per giorni e giorni. Una nave, con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa. Una casa con noi due soli. Una gran tenerezza. È una porta che si chiude. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro a un uomo, succede qualcosa di strano, non c'è niente da fare. È fatale quell'uomo, incomincia a muffire. Basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso, che non sei già più come prima e ti senti depresso. La chiave tremenda, appena si gira la chiave, siamo dentro una stanza, si mangia, si dorme, si beve. Ne ho conosciute tante di famiglie. La famiglia è più economica e protegge di più. Ci si organizza bene. Una minestra per tutti. Tranquillanti, aspirine per tutti. Gli assorbenti, il cotone, i confetti falqui. Soltanto 400 lire per purgare tutta la famiglia. Un affare. Si caga in famiglia. Si caga bene. Lo si fa tutti insieme. Nelle case non c'è niente di buono. Appena una porta si chiude dietro un uomo,
quell'uomo è pesante e passa di moda sul posto. Incomincia a marcire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che puzza di chiuso e di cesso. Si fa il bagno, ci si lava i denti, ma puzziamo lo stesso. Amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada. C'è solo la strada, dice Giorgio Gaber. Sai Mario, ci sono diverse domande che vanno da, per leggere bene, che mi consigli, a cose un pochino un po' più private, tipo ti capita mai che un partner abbia il dubbio che stia recitando? Io per leggere bene che cosa fare? Ma perché volete leggere bene? Ma che vi frega? È una rottura di scatole, una rottura di scatole questo avere la cosiddetta dizione pulita. Abbiamo però molti allievi dei corsi di radio, Mario, all'ascolto, perché è uno dei nostri laboratori più gettonati, scrivere e fare radio. Io, guarda, ti dico la verità, io più vado avanti nella mia vita e come ti dicevo, o lo dicevo ad Annibaldi, non mi ricordo, quest'anno faccio 50 anni, ho cominciato 50 anni fa, avevo 15 anni e mi sono iscritto alla scuola del Teatro Stabile di Genova. Io ho cominciato, quindi a settembre sono 50 anni. Più vado avanti, più mi sembra che non ci siano regole, che questo mestiere non abbia regole, che le scuole servono, ma servono fino a un certo punto, bisogna farle, ma poi dimenticare, nel senso prendere e cercare di andare oltre, perché il rischio di una scuola è quello che ti dà un'impostazione che però non ti riguarda, perché ovviamente spesso e volentieri è un'impostazione generalizzata che riguarda tanti, ma non tu. C'è qualcuno dei nostri colleghi, anche famosi, che asserisce con un attore e dice: ma mai fare neanche una scuola. Io invece penso che qualcosa dobbiamo farlo, perché per tanti motivi che vanno anche al di là del fatto dell'insegnamento, tipo per esempio ti mette in collegamento con altre persone che come te ti possono dare informazioni, andare insieme a fare i provini, dirti dove andare, come fare, cioè, perché sennò sei solo, totalmente solo. Senti, è vera la vulgata che dice che in Italia il doppiaggio sta diciamo su certe famiglie, tutta la famiglia doppia, ormai guarda, è superata questa... No, guarda, con l'avvento delle televisioni private all'inizio, alla fine degli anni 70, e quindi con una enorme mole di lavoro, per cui si è passati dalle, che ne so, 600 ore, insomma, erano di doppiaggio anno alle 6.000 che c'erano nell'arco di pochissimo tempo, se le famiglie, o comunque era un gruppo molto ristretto che difendeva con le unghie e con i denti il proprio lavoro, cioè Izzo, mi sembra che Izzo, ma non solo Izzo, i Rossi eccetera eccetera, adesso non è più così, ormai c'è tanto, grazie a Dio, tanta roba, tanta cosa da fare, non ce la farebbero proprio anche a farlo, quindi è aperto a tutti e chi lo vuole fare, vi dico, nonostante che insomma molte cose siano peggiorate rispetto ad allora, ai giovani che lo vogliono fare, fatelo, perché la cosa fondamentale è fare una cosa che piace, e se vi piace non fatevi fermare da nessuno, andate avanti, le difficoltà ci sono, perché oggi è vero che c'è tanto lavoro, ma è anche vero che i tempi di lavorazione sono diventati strettissimi. Oh, c'è un mio collega l'attore cane, esatto, sono diventati strettissimi, e quindi se non fai un po' di scuola, perché ovviamente nel doppiaggio c'è una valenza tecnica che è molto forte, che è quella di andare a sync, e quindi non ti puoi, come dire, non puoi, se non hai fatto scuola non ce la fai, ma è l'unico fra i sistemi, fra le cose artistiche, secondo me, parlo di attoriali, che il doppiaggio che
pretende che tu un po' di squadra, perché sennò non inizi mai. Cioè devi arrivare che sei in grado di fare una cosa con velocità, e per fare questo devi sapere andare a sintiche, cioè seguire questa maledetta bocca, andare nei ritmi, eccetera, eccetera, eccetera. Tu hai fatto anche insomma, cinema e televisione, teatro come attore, insomma, mettendoci anche la faccia. Sì. Qual è la differenza fra i tipi di lavoro? Cioè, è comunque il tuo cuore resta sul doppiaggio oppure... Ma guarda, io ho cominciato con il teatro, come ti dicevo, da questa scuola del teatro stabile, ho fatto teatro per un po' di anni, e poi a un certo punto, per una serie di problematiche che sarebbero troppo lungo spiegarti, comunque di fragilità emotiva, su questo io credevo di essere un grande bluff, e nonostante che mi offrissero in televisione, per esempio, ma anche in teatro, parti da protagonista, ho fatto degli sceneggiati che hanno avuto uno in particolare un grande successo nel 1981, che si chiama La storia di Anna, 22 milioni di ascoltatori, non riusciva più a uscire di casa, cioè io ero convinto che era un cane mostruoso e che prima o poi se ne sarebbero accorti. Per cui vivevo tutto con grande ansia, troppa ansia, perché a un certo punto avevo incontrato il doppiaggio nella mia vita che mi piaceva tanto e ho detto basta, io faccio solo il doppiaggio, non frega la mazza. Poi in realtà questo mestiere mi ha ripreso, ho ricominciato, ma 20 anni dopo, dall'85 al 2005 non ho fatto nulla. Nel 2005 questo mestiere mi ha ripreso, io ho ricominciato a fare televisione, teatro, al Sistina, ho fatto musical, ho fatto cinema, ho fatto cose che non avevo mai fatto. Però diciamo, il doppiaggio ti fa sentire più protetto? Il doppiaggio mi fa sentire più protetto da una parte, e la meraviglia del doppiaggio è che tu cambi in continuazione. Io non so quanti miliardi ovviamente esagero, ma quante migliaia e migliaia di personaggi ho interpretato nella vita, migliaia, e non sto dicendo una cosa per dire, proprio, so, 50.000 in 40 anni di doppiaggio, 79, 41 anni di doppiaggio, non so, 100.000 persone, e sai qual è la cosa? Ti dico solo questo perché è abbastanza caruccio. Noi lavoriamo a turni di lavoro di 3 ore, dalle 9 a mezzogiorno, dalle 1:30 alle 4:30, dalle 4:30 alle 7:30, spesso anche la sera, a volte anche a mezzogiorno, ma insomma. E cosa vuol dire? Che tu alle 9 di mattina, dico sempre questa cosa, puoi essere, che ne so, uno sceriffo del Far West, all'1:30 sei il gatto silvestro e alle 4:30 sei un pedofilo di Berlino. Cioè, capisci? Cioè, nell'arco della stessa giornata tu riesci a fare le cose più lontane. Uno nessuno è 100.000. Esatto, esatto. E questo nessuna cosa teatrale, nessuna cosa televisiva o cinematografica. Mario, ma ti capita che ti chiedano, Mario, ma facce Richard Gere, facce Patrick Swayze, facce i men? Perché diciamo che sei stato anche... Facce i men. Facce i men. Guarda, mi capita, mi è successo, diceva Anibaldi, che è un appassionato. Di men. Di men? Ha fatto sì con la testa, ma non parla. Vabbè, mi è capitato proprio una settimana fa che mi hanno chiesto un'intervista e mi hanno scongiurato di mandargli un audio con "Per il potere di Greystock", che era questa cosa. Ed è incredibile, perché io, era un cartone animato, per me è incredibile, era anche così stranuccio. Poi stranamente, vedi, a proposito di quello che dicevamo prima, con questa vocalità così tonda, ricciardiana, io ne ho fatti pochissimi di cartoni animati, perché per scegliermi su delle cose più da carattere ci vuole coraggio. Poi ho fatto queste cose belle dei due famosi che ti ho citato prima, ma se no, no, mi cercano sempre di mettermi su questi fighetti che mi hanno veramente un po' scrocellato le palle, come si suol dire. Per cui così, ma forse non ho risposto bene alla tua domanda. Ah, se me lo chiedono. Se te lo chiedono, sì. Quanto sì, spesso sì. Te lo chiedono? Le donne te lo chiedono? Beh, non i men, non credo. Però tu non sai, ma tu non sai quante centinaia di messaggi ho lasciato in segreteria, o telefonate che ho fatto a mamme, sorelle, mogli, figli. Davvero? Ma no, c'è proprio. Chiedono per piacere, chiama mia mamma. Mia mamma è pazza, dice dimmela, poi mi puoi mai lasciare un messaggio? Oppure te la posso passare un attimo? E allora faccio sempre questo gioco. Mi dicono, mamma, stia. Aspetta, scusa un attimo, aspetta, ti passo una persona, mi passo il microfono. Maria,
usando la voce più seducente che posso. Maria, ciao, sono in serbo. Ho saputo che sei una donna bellissima, meravigliosa. Cioè, e se tuo figlio sei veramente straordinario. A tutti, addio. E quindi lo faccio. C'è stato un momento in cui ho fatto una serie di Disney dove c'era, manco mi ricordo come si chiamava questa serie, c'era il papà di questa ragazzina che ha avuto un successo spaventoso, cos'era, Argentina, in cui io sono passato da fare Richard Gere a fare, i papà mi chiedevano, le mamme mi chiedevano di lasciare un messaggio ai figli come papà di questa ragazzina. Il tempo che passa, diciamo. E poi mi capita spesso, e devo dire che è un vantaggio, onestamente, nel senso che mi capita di andare in uffici o in negozi e di essere trattato in maniera migliore, perché mi guardano e mi fanno, scusi, ma lei è un doppiatore, per cui magari non sono in grado, qualcuno addirittura riconosce, ma lei è la voce di Cerdir, che sono geni quelli, perché come si fa su una vocalità che non passa attraverso il microfono a riuscire a riconoscere, ma mi capita anche questo. E chiaramente questa cosa agevola il rapporto, sono tutti più carini, più disponibili e spesso ne approfitto. Ma ne approfitti anche con le ragazze, diciamo, cioè ti aiuta? Ma guarda, io non riesco a fare per farle tanto... crollare, cioè dopo l'aperitivo gli fai... Adesso ho fatto, ho alzato il sopracciglio ma non si vede. No, guarda, io non sono, purtroppo non sono un furbo, non riesco a essere così, a fare questi progetti. Sono abbastanza fragilotto, e anche se non sembra, l'ho detto così, per cui non riesco a mettere adesso di faccia la voce, però probabilmente qualche volta al telefono, almeno scappa. Nel primo, da ragazzino suonavo la chitarra e certamente me la portavo nei primi incontri, mi portavo la chitarra e ogni tanto tiravo fuori e cantavo De André o Gabere o che so io, che canzone, per fare una bella figura, insomma. Però diciamo la voce di Richard Gere funziona di più. Aiuto. Della chitarra, sì, tipo sì, al falò, sì, sulla spiaggia, il 10 sì, agosto con le stelle che cadono, capito? Richard Gere, sì, che ti, il problema poi è la faccia, poi arriva sta faccia del cazzo. Vabbè, al... al buio. Comunque Mario, qui, qui in chat hai scaldato diversi animi, per esempio c'è Viola che effettivamente fa una richiesta particolare, anche se in realtà l'hai già fatta, perché padre Gerald per un secondo ce lo fa in diretta, cioè uno ti poteva chiedere Richard Gere, invece Viola chiede padre Gerald, capito? Oddio, chi aspetta, chi è padre? Qual è? È quello di Quattro Matrimoni e un Funerale. Ah, sì, l'ho già fatto, vabbè, te lo rifaccio. Per Viola, però. Nel nome del padre, del figlio, dello spirito... Spirito vuoi tu, Jeffrey Glenny? Ciao Viola, grazie. E poi qual c'è, è stato? C'è, aspetta, che vai. Jenny, c'è Jenny che dice: ma tu hai incontrato degli attori che doppi e poi ti hanno fatto magari qualche richiesta per essere doppiati al meglio? Sì, ho incontrato Richard e ho incontrato Jeremy Irons, che è un attore straordinario. Brevissimamente era l'anteprima internazionale, perché uscì prima in Italia che in America, di Lolita, e lui arrivò con Adrian Lyne, che era il regista del film, e mi presentarono, e fu una cosa che non dimenticherò mai. Adesso sembra che mi regalano delle fotte, però delle fotte questa volta vuol dire delle arie. ma ho a casa un suo fax in cui mi fa un sacco di complimenti e chiede che sia sempre io a doppiarlo. Mi disse, a un certo punto parlandomi in americano, che io capivo una parola su quattro di quello che lui diceva, si accorse che io non capivo quello che stava dicendo e mi disse in spagnolo, por favor, siempre tu, che è detto per Jeremy Irons, è una cosa che ovviamente mi porta nel cuore da tanto tempo. E io gli dissi, can you write me, puoi scrivere per piacere? E lui scrisse questo fax alla Medusa chiedendo, perché c'era un film che stava per partire, che erano indecisi di darlo a me o meno, in cui gli disse io voglio che sia da Mario. Insomma, bello. Ma è un'altra leggenda metropolitana, o qualche volta utilizzano per scegliere anche le forme d'onda della voce e quindi la modulazione del suono? Come sei... Hai visto? Purtroppo succede questo, succede con gli americani in maniera particolare, perché loro non hanno nessuna cultura del doppiaggio, perché loro non doppiano, né hanno mai doppiato. Quando fanno i cartoni animati usano gli attori, incidono prima gli attori e poi gli disegno viene fatto in base agli attori, non fanno il doppiaggio del cartone animato.
Pensate, quindi prima loro incidono e loro poi fanno i movimenti della bocca e delle cose in base a loro, a quello che era fatto l'attore. E quindi per loro è una cosa abbastanza incomprensibile, sono sempre terrorizzati che noi roviniamo il loro lavoro e quindi a volte vogliono che tutto sia il più possibile uguale, ma non vuol dire niente, cioè non è che, e quindi controllano quella, come dici tu, quella lunghezza d'onda, no? Quella voce che si avvicina di più, ma non vuol dire niente il fatto di avere la voce, cioè non importa, perché quella voce lì, o tu la vedi l'originale, se no quella voce non esiste più, e chi riesce ad aderire meglio a quegli occhi, e cioè a quei sentimenti interni, a quella faccia, a quel colore di quel personaggio, chi se ne frega se poi in originale ha la voce un po' più acuta, un po' meno acuta, più fonda, meno fonda, l'onda è una stronzata delle americane. Allora, e con questa perla di saggezza, l'onda è una stronzata, Cattività finisce qui. E ascoltando Rino Gaetano, se il mio regista l'ha trovato. Sì, l'ho trovato, però l'ho cambiato perché non ho resistito. Puoi cambiare, hai cambiato canzone. Ho cambiato canzone. No! Sì, è così. Se volete il numero di telefono di Mario Cordova per farvi registrare WhatsApp, audio, mettete un mi piace a questa puntata, aggiungeteci agli amici, e se volete recuperare le vecchie puntate, tutti i nostri podcast del fine settimana, radio.storygenius.it, dove trovate tutto. Domani è domenica e c'è lo speciale T42. E aspetta Lucia, io ho tolto il microfono. Ti ho tagliato. E hai scelto Ai Maria? Sì, effettivamente è Ai Maria, però come fa il principe di Eternia? Alziamo la nostra spada magica. E i padroni dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Kring, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando per il potere di Grayskull. Grayskull. Amen. Giorno, Kringer diventò il temibile Battle Cage e io diventai He-Man, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto. La nostra amica maga, Duncan, uomo armato, ed Orc. Uniti, difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletor.